Prossimo punto. Oh, un'altra battaglia del governo, in particolare di Salvini. Il vice premier ha dato il via alla sua battaglia alla cannabis, sintetizzabile in questo logo, Legalize per esempio. E questa ce la racconta nel suo nuovo cortometraggio, Gero Arnone. Buonasera, tra poco insieme con le notizie del telegiornale. Anche questa edizione inizia con la politica e con l'infinito duello tra le forze della maggioranza che compongono la Lega. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri patatone, tanti auguri a te. Yeah! Patatone, o non è il giorno più bello della tua vita? So che non dovevo, ma mi sono permesso di portarti un presente per rendere la serata un po' più scoppiettante, patatone! Ta-da! Ma che erba legale? Shhh, così ci arrestano. Ma così si abbioccamo. Ma che dici? È una droga potentissima che ti fa sbomballare il cervello. Non l'hai sentito, Salvini? Musica da sbaglio. Luci d'attacco epilettico. Soprattutto lui, The King. Wow, Spring Breaker! Momento difficile per l'economia, con lo spread che sta risalendo, anche per le fibrillazioni continue interne alla maggioranza di governo. Psst! Psst! Patatone! Patatone! Sei un fallito. E sveglia quell'altro sfigato. Patatone, sei un fallito. Svegliati, Gero. Sono io, Paolo Celata. Apri gli occhi e la mente. Celata, ma lei è Dio. Gero, che cazzo dici? Sono la proiezione della tua psiche. Nulla ha senso, perché nulla esiste. Solo una cosa importante. Il rapporto deficit-PIL. Allo studio del governo, in particolare del ministro dell'economia, anche quello delle dismissioni. Oh. Ma mi state a seguire? Celata, mi scusi, ma questo trip d'erba legale fa un po' schifo. Gero, te lo dico sine ira e studio, sei un coglione. Aprite gli occhi, siete giovani, la vita è una sola. Il segreto per la felicità, il significato della vita, l'universo e tutto quanto è... Che continua a essere l'argomento di pressione molto forte da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti della Lega. Di Maio. Bella, Paolo. Bella, Patatò. Dannamo. A Ostia fa danni, Patatò. Un grande applauso a Gero Arnone, a Patatone e a Paolone Celatone, col quale cercheremo di capire cosa è successo dopo la pubblicità. A tra poco.